Ciao a tutti, oggi vedremo come recuperare un vecchio alimentatore da PC, un alimentatore ATX, per realizzare un economico alimentatore da banco con tensioni fisse da 5 volte e da 12 volte. La prima cosa da fare è verificarne il funzionamento. E per far sì che questo alimentatore parta, bisogna ponticellare due pin. E il primo è il pin 14, che è il power switch, e il secondo pin a cui connetterlo è un ground. In pratica, mettendo a massa il pin power switch, l'alimentatore si avvia. Verifichiamo successivamente la presenza delle due uscite che ci serviranno, cioè quella del 12 volt che corrisponde al cavo giallo e successivamente quella del 5 volt che si trova sul cavo rosso. Quindi mettendo il multimetro in voltage DC e collegando il nero al ground e rispettivamente il puntale rosso al giallo per leggere il 12 volt in continua e al rosso per leggere il 5 volt in continua. Verifichiamo effettivamente il funzionamento e la stabilità delle uscite, in questo caso a vuoto. Bene, visto che l'alimentatore ha superato i primi controlli, possiamo procedere all'apertura del suo involucro. Ecco, arrivati a questo punto voglio portare un po' l'attenzione sui componenti, specialmente quelli che lavorano in alta tensione, come i due condensatori che abbiamo visto poco fa. E quindi, siccome l'abbiamo appena alimentato, consiglio di non toccare sia i reofori dei componenti che le parti metalliche, così senza essere isolati, perché potrebbero essere presenti anche delle tensioni abbastanza pericolose. A questo punto possiamo procedere con la rimozione delle quattro viti agli angoli della scheda per poterla separare dal suo contenitore. In questa fase verifico la presenza di tensione ai capi dei due condensatori da 200 volt che abbiamo visto poco fa. E purtroppo nell'immagine non si vede il valore del multimetro, ma ho verificato che non era più presente tensione. Probabilmente un circuito aggiuntivo di scarica sui condensatori è stato inserito per evitare queste situazioni pericolose.
Adesso che il saldatore si è scaldato, possiamo procedere con la dissaldatura di tutti i cavi superflui. Vi ricordo che quelli che terremo saranno i cavi neri, i gialli, i rossi, il grigio che ci servirà per permettere l'accensione dell'alimentatore, tutto il resto invece sarà rimosso. Adesso che abbiamo dissaldato anche l'ultimo cavo, possiamo iniziare a tagliar via tutti i connettori, le fascette e ordinare separando i cavi per colore. Importante bilanciare i cavi di massa tra le due uscite in modo proporzionale alle correnti che ogni uscita fornisce, quindi va fatta un po' una suddivisione sulla base della corrente indicata nei dati di targa dell'alimentatore. Colleghiamo adesso invece i due cavi, il grigio che sono il power switch, l'enable dell'alimentatore, e il ground che permette in questo modo di far partire l'alimentatore. Ripuliamo adesso la scheda da eventuali baffi di stagno, cortocircuiti che si possono essere creati durante la dissaldatura dei cavi superflui, e successivamente rimontiamo la scheda nella sua scatola.
in questo punto sto isolando per proteggere le guaine dei cavi dal bordo dello chassis. E inoltre faccio passare i cavi tutti insieme in un passacavo in gomma che viene poi bloccato sul bordo metallico della scatola. Adesso invece procedo con la chiusura della scatola e il fissaggio della morsettiera attraverso delle basi adesive e delle fascette alla parte superiore della scatola. Il lavoro che resta da fare adesso è tutto in discesa, in quanto dobbiamo tagliare a misura tutti i cavi e suddividere il 5 volt su due morsetti, perché il 5 volt è quello che porta più corrente, e il 12 volt in quello rimanente, e lasciando, tre morsetti per le rispettive masse delle tre uscite. 2 da 5 volte e 1 da 12. Per proteggere i cavi che raccolgo per bloccare le morsettiere, io utilizzo e mi trovo bene delle boccole a crimpare per evitare che la vite della morsettiera vada a spezzare i trefoli e col tempo a ridurre la sezione del cavo, la sezione totale. Adesso che abbiamo fissato tutti i cavi delle uscite, possiamo procedere all'etichettatura, che in questo caso ho fatto in modo molto semplice con dello scotch di carta e segnando con un pennarello i valori delle tensioni di uscite e la polarità. Ovviamente questo è un lavoro fatto in economia, quindi pensando più che altro a ridurre al minimo i costi, visto che stiamo comunque recuperando un vecchio alimentatore e che magari non tutti hanno voglia e intenzione di spendere in fronzoli superflui i soldi per realizzare un alimentatore che più o meno fa le stesse cose, ma che ti indica il valore di tensione che c'è scritto sull'etichetta.
siamo finalmente arrivati al test finale, quindi con il multimetro in tensione DC andiamo a verificare i valori delle tensioni di uscita dalle morsettiere. In questo caso a vuoto, ma in uno dei prossimi video voglio metterli sotto carico e vedere se la tensione rimane costante e il ripple si mantiene su valori accettabili. A questo punto il lavoro è terminato, è venuto anche abbastanza ordinato e spendendo pochissimo. La corrente che può fornire in uscita è anche abbastanza elevata, sul 5 volt abbiamo 30 ampere, mentre sul 12 ne abbiamo 10. Le protezioni sui cavi e sulle guaine, come la guaina e le boccole a crimpare, sono state inserite, e eventualmente per chi volesse aggiungere una protezione sull'uscita in corrente può montare anche dei fusibili. E quindi il progetto è terminato. Spero con questo video di essere riuscito o di riuscire comunque a sensibilizzare un po' di gente sull'argomento del recupero dell'hardware ancora funzionante. Spesso nei PC che vengono rottamati gli alimentatori sono quegli oggetti che possono funzionare ancora per molto tempo, quindi quando un oggetto elettronico è ancora funzionante e riutilizzabile, pensateci due volte prima di buttarlo nel RAE e creare rifiuti dannosi per l'ambiente. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!